Eccoci. Eccoci qua. Ciao. Ciao ragazzi. Siamo tornati, Cats. Eccoci, scusate. Scusate, ma oggi è una giornata un po' particolare. Mi scuso in anticipo. Vabbè, per due cose. Uno, non sono al massimo della forma, perché proprio oggi non ci siamo. E secondo, per che succede? Che succede? Controllo se sono ci sono i biglietti. Madonna santa. Sì, ci sono, certo. Cioè, il biglietto, ce n'è solo uno. Ce n'è solo uno però. Cioè, io qua ne vedo solo uno. Che tra l'altro è il tuo. Solo il tuo biglietto qua c'è. Perché il resto non c'è più niente. Qua sopra. Prendilo, fa vedere. Ma come? In live? Così. Ma fidati, è questo. Fidati, no? È questo qua. E che perfetto solo il mio. Ok, allora è qua. Passa a prendere, cazzi tuoi. Vabbè, detto questo, allora lo dico ai ragazzi. Cioè, lo prendo, lo passano a prendere loro. Aggiornami, fra, perché c'è pure tu adesso, ci metti. Non è mica un dato sensibile, ma che c'entra? Chi evita è meglio, no? Ma chi è che lo viene a prendere? Qua, quando, chi, come? Non ho poi ti spiego. Va bene, ok. Va bene. Va bene, dai. Detto questo, cosa stavo dicendo? Allora, mi dispiace per due cose. Vabbè, a parte l'umore del cazzo. Secondo, perché oggi doveva esserci Ape Escape, però Francesco ha un concerto, quindi è priorità, ragazzi, mi dispiace. Non potrà essere qui con noi, siccome ci teneva ad andare avanti con la run, non me la sentivo di andare avanti da solo, cioè piuttosto rimandiamo. Però in compenso abbiamo Clonoa, che è cioè, è uscito da poco, è una collection, un remastered, tipo in stile Crash and Sane Trilogy, dove hanno rimasterizzato la grafica, non so che cosa hanno aggiunto, non so cosa hanno fatto, e lo scopriremo. Dei primi due, perché sono usciti due Clonoa, uno per PS1 e uno per PS2. Il primo l'ho giocato e l'ho finito, bellissimo. Il secondo invece l'ho provato, ma non l'ho mai, cioè non l'ho mai continuato più di tanto. Non so perché, forse perché all'epoca avevo altro da giocare, l'ho un po' accantonato. Quindi vediamo se ne varrà la pena magari proseguire, fare altre puntate, eccetera. Per adesso consideratela come una one shot. Una così estemporanea, effimera. Spettacolo, ma la canotta? No, oggi la canotta no. Oggi la canotta no. Uncle Kelle, salutiamo Uncle Kelle, il nostro moderatore di fiducia che è sempre qua. Ah, un'altra cosa, prima di partire, stiamo facendo dei lavori, nel senso che stiamo rimodernizzando innanzitutto la intro, perché la intro sarà totalmente rivoluzionata, però. Questa è un'altra cosa, questa la lasciamo per dopo perché è una cosa avanzata. Più che altro io mi sto occupando dei sound alert. Perché vi dico questo? Perché i sound alert abbiamo scoperto una funzione insieme a Francesco che mi ha suggerito. Si possono aggiungere delle GIF che verranno, insomma, verranno fatte vedere nel riquadrino. Eccolo qua, nel riquadrino apposito. Quindi ogni volta che voi utilizzate un sound alert di quelli gratuiti, anche di quelli delle estensioni, dei punti canale, qualsiasi sound alert, verrà fuori la GIF annessa. Non le ho fatte tutte, non sono riuscito a farne tutte, però non diciamo che è un lavoro abbastanza faticoso recuperarsi le clip, Certo. mettere. Bello. Ecco, questo per esempio, questo mi manca. Ecco, volevo chiedere a Uncle Kel se mi manda un video, un qualcosa per aggiungere, per fare la GIF di bello, perché non so che mettere sul bello. Magari una GIF di te che fai bello, allora sarebbe un'altra cosa.
Però ecco, non le ho messe tutte, eh. Ho messo i primi che vedete, perché appunto recuperare i video non è semplice, vi assicuro che non è semplice. Piano piano li farò tutti. Volevo mettermi stamattina, ma ho avuto dei problemi, ho avuto molti molti problemi. Beati quelli che non fanno, che non hanno nulla da fare, beati quelli che si rompono il culo con la macchina che va a fuoco. Ma questi sono altri, diciamo, altre cose che non sto qua a raccontare a voi, che non interessa un cazzo. Lasciamo perdere. Andiamo avanti. Col sorriso. Via. Col sorriso. Clonoa. Mettiamo Clonoa. Mettiamo Fantasy. Vabbè, tutto il titolo mettiamo, sì. Allora. E via. Qui c'è un lavoro. Sì, sì. Assolutamente. Ok, di sicuro con la nostra costanza è quasi un lavoro, possiamo dire. Dove cazzo l'ho trovato? Un canale di queste dimensioni, così bello, ricco, pieno di misteri. Eh? Vi sfido. Comunque dai, togliamo la musica, con la musica in background, io che parlo dei cazzi miei, cioè veramente, boh. E non pagate, è questo che mi fa incazzare, non pagate. E che costanza, ma vattene a fanculo, va. Io sono qua l'unico che sgobba, mentre la gente va ai concerti. Vaffanculo. Scherza, si scherza. Si scherza, eh? Dai, proviamo sto cazzo di Clonoa. No, no, massimo rispetto per Clonoa, ci mancherebbe altro. Allora, musica tolta. Facciamo partire il gioco, non partirà niente, niente, partirà. Controller, giocheremo col controller. Mi dispiace per chi si aspettava mouse e tastiera per un platform, ma non è la sede giusta. Giocheremo con il controller. Stamattina pure io ho sgobbato. Se vuoi anticipare, ho già anticipato per la intro. Cioè, sta mettendo insieme, diciamo, in un video, in un loop, con After Effects, tutti gli artwork che abbiamo che ho preparato per la intro. Lui sta facendo, diciamo, la post-produzione con After Effects, mettere in loop le animazioni, eccetera, eccetera, appunto per questa nuova intro. Però è un lavoro... Cioè, i disegni sono pronti, quasi, cioè, mancano alcuni elementi, però ogni tanto si sfornano, non è un problema. Il problema è mettere appunto insieme tutto, che sia bello, insomma, è un lavorone. Comunque, dai, partiamo. Allora, game capture, Clonoa. Ditemi come si vede. Sì, aspetta. Adesso lo sistemiamo. Allora. No, mi sembra che è un po' grandino, eh? Un pochettino grande, forse. Aspetta. Vediamo se riusciamo... Così com'è, eh? Top. Ok, ditemi per quanto riguarda l'audio. Ma vabbè, a parte che la musica è incredibile, eh? Si parte bene. Farà bestemmiare tantissimo sto gioco, almeno me lo ricordo bestemmioso. Ah, basta. Come si sente l'audio? Devo abbassare? Vabbè, adesso è in muto, però facciamo una nuova partita. Questo è il primo, questo è Door to Phantom. Questo è per provare il gioco, eccetera, eccetera, ma... Ecco, se si può, magari... Vuoi sovrascrivere? Sì, certo. Normale, ma stiamo scherzando. Ma facile, tua sorella, facile. Ah, ti dice anche quanti vantaggi hai se fai a facile, perché qua hai... Minchia. 5 cuori, ridotto di un terzo il danno che prendi. Proprio story modo. E vite infinite. Invece, normale hai 3 cuori, danno di un mezzo... Che ci sta. E 3 vite. Le pallottole Eolo sono come nel gioco... Come Eolo? Sono come nel gioco originale. Le pallottole Eolo hanno una traiettoria estesa. Madonna, ragazzi. Questo è proprio per...
per chi non vuole fatica, per chi non vuole fatica, lavora tu vecchiaccia, che hai la pelle dura. Io sono creatura e gioco a normale. Salta avanzamento veloce, vabbè, sì. Godiamoci la trama, molto molto profonda e ricca di significati. Che strano. A volte so di aver sognato, ma proprio non riesco a ricordare cosa. Dove finiscono questi sogni? Uno però lo ricordo ed è così vivido, come se l'avessi vissuto da... Vissuto davvero dovrebbe esserci scritto. Cazzo la categoria. Vabbè. Clonoa. Intanto godiamoci il filmato, dai. Eccolo. Ok, quindi questo è un sogno, eh? Diciamo che il gioco gioca tanto... Scusate il gioco di parole. Gioca tanto su... sul fattore sogno. Beh, diciamo che la grafica adesso non è che faccia impazzire, eh? C'è qualche problemino. Ne parliamo dopo. È un gioco Bandai Namco, per cui il riferimento a Pac-Man è palese. Allora, non lasciatevi ingannare, perché è molto colorato, molto infantile come gioco, ma vi assicuro che non è semplicissimo. Perché voi, se vi ricordate, i giochi PS1 platform avevano questa caratteristica, cioè... avevano una scorza dolcissima, ma un interno abbastanza... infiammato. Non lasciatevi ingannare. Come Pac-Man World. Succede? Ah, si è svegliato. No, è imbarazzante la grafica, eh? È veramente imbarazzante. Nel 2022 queste texture... Madonna santa, amico mio. Con tutto il bene. Con tutto il bene, Clonoa, però... Potevano fare di più. Dovevano. Ma cos'è? Cos'è? Madonna santa. Cioè, no, dai. Sì, sì. Allegria, vai, si parte. Cos'è stato? Veniva da Picco Campana. Sembra che si sia schiantato qualcosa. Proprio come nei miei sogni. Attenzione, Clonoa, andiamo a dare un'occhiata. Dai, su. Visione 1-1, gli inizi del vento. Brezza vento, viaggio Eolo. Ok, si parte. Gioca in due modalità. No, sono da solo. Per favore. Connetti un altro. No, sono da solo. Secondo giocatore. Non posso. Vabbè. Sono da solo. Oh. Sono stati bravi. Bravissimi, bravissimi. Ti parte. È proprio così che lo vedevo da piccolo. Ho capito. Un po' di anni fa. Un pochettino anni 90. Raccogli 100 pietre oniriche per ottenere un Clonoa in più. Ah, un altro Clonoa, ok. Mamma mia, quanto anni 90 sta cosa qua. Le pietre oniriche blu vengono valgono 5 pietre oniriche verdi, ok. Prova a raccogliere 150 in ogni livello. Ah, ok, quindi sono contate. Quindi c'è del completismo qua. Ok. Saltare. Con il giusto tempismo puoi schivare gli attacchi nemici. Guarda, non me lo sarei mai aspettato. Quando Clonoa ha frenato un nemico... Vabbè, questo me lo ricordo. C'è tipo il salto a mezz'aria facendo così. Ok. Tipo, ha una specie di Yoshi. Credo abbia gli stessi numeri di frame di animazione, eh? Dove... degli Yoshi. Infatti, mi ricorda tanto... è un misto, Clonoa, tra Yoshi... Come si chiamava? Yoshi... Quello per Nintendo 64. In 2D. In 2.5D. E Tombi. È un misto tra questi due. Progetto un po' marchettaro con zero impegno dal punto di vista degli investimenti. Eh sì, ma guarda, si vedeva già dai trailer, però speravo in qualcosina in più, ma vabbè, sti cazzi, dai, magari soprassediamo. Dentro queste uova Clonoa troverà oggetti preziosi, a volte persino rari, addirittura, ma che è?
Va bene. Che ovviamente bisogna far esplodere, giusto? O no? Perché è come Tombi, è in profondità. Beh, perfetto, si parte bene. Rarissima, rarissima questa pietra. Ma com'è l'audio? Si sente bene? Devo abbassare, devo alzare? Vabbè, io vado avanti intanto. Prova, fammi un favore. Oddio, ho sbagliato. Fammi un favore, prova un alert di Richard Benson, tanto per vedere com'è combinata la situazione. Qua ragazzi ci stanno tantissimo, spammate gli alert, proprio fuori contesto, non me ne frega un cazzo, tutto. In ogni visione troverai 6 abitanti di Phantom Hill, intrappolati in ogni che trovare salve. Abbassa ma giusto un micron. Catanzaro, ciao Andrea Cesari, minchia quanto tempo, ciao Andrea, come stai? Perché Catanzaro? Ho abbassato, com'è adesso? Oddio! Subito un hit così, ok. Che succede? Ah, ok. Allora, però, possiamo dire tutto. Perché no? Ma perché? Perché no, esatto, Catanzaro. Possiamo dire tutto di questo gioco a partire dalla grafica, ma... Ho buone aspettative per quanto riguarda il gameplay perché me lo ricordo molto divertente il primo Chronoa. Quindi siamo in una botte di ferro, ecco. Da quel punto di vista ripristina solo... Minchia, ma ti dice proprio tutto, eh? Tutto, qualsiasi cosa. Posso dare uno qualsiasi... No. Ho fatto fino a si ferme. Quindi provane uno di quelli là. Cioè fino a si ferme, li ho fatti tutti. A parte applausi. E il telecronista dell'NBA che non ho trovato per ovvie ragioni. Catanzaro non esiste, sua moglie non esiste, suo marito non esiste. Non ho letto. Che cazzo era? Ma perché mi distraete? Cos'era? Vediamo se... Ecco. Se sviene... Come che se sviene? Chronoa ricomincerà dal punto in cui raccolto l'orologio. Ma come se sviene? Ma che è? Ah, è un checkpoint, non c'è bisogno di dire se sviene. È un checkpoint, basta dire questo. Eccolo qua. Beh, la grafica è molto scarna, ma è pulita, c'è da dire. È molto pulita e funzionale. Fermati su questa pianta per farti trasportare. Ok, dal vento. Tieni premuto per svolazzare in aria, va bene. Si ferma. Sì, funziona! Bellissimo! Funziona! Sono in sync! Bellissimo! E adesso bisogna farli tutti! Aspetta, perché qua... No, quello lo voglio, aspetta. Come facciamo? Vedi. Si comincia già con... Faccio così, aspetta. No. Ah, ok, fatto, ok, perfetto. Entriamo nel tempio. Si ferme. Ok. Attenzione. Alt, chi va là? Qui, quassù. Con quale texture me lo dici, però? Come osi attraversare la mia torre senza porgermi omaggio? Cazzato nero. Aspetta, fermo là. Anziano si chiama lui. Uff. Sì, però andiamo avanti. Non dovresti ringraziare, scusa. Scusa, accettate. Come scusa? Basta dire scusa. Sono Balue, un muratore. Hai visto la mia bellissima... Le pisa là fuori? È il mio capolavoro. Ah, le fisa. Come non la conosci, la vedete che canta l'inno alla rinascita. Mai sentita, i ragazzi d'oggi. Vabbè, quindi, vedi questa torre qui? La sto costruendo per raggiungere... Mi chiedo se è veramente possibile raggiungere il regno lunare con questa torre. Con un amore come mio nulla è impossibile. Tornando, dovremmo rimetterci in marcia. Sì, direi di sì. Stammi bene, buona fortuna, Balue. Vabbè, niente, un muratore voleva aggiornarci sulla faccenda. Ottimo, dai.
Ok, andiamo avanti. Un po' di lore, no? Un po' la Dark Souls questa parte, possiamo dire, no? E niente. Incroci. A volte troverai più percorsi. Con quello verso il basso procederai, l'altro nasconde degli oggetti. Vabbè, in questo caso... Ok. Grazie per l'avviso. Quindi andiamo sopra. Ok. Si fanno interessanti le cose. Ci sono già i primi bivi. Ok. Beh, molto semplice il primo livello, ma mi pare chiaro, no? Ok. Monete più uno, conferiscono un crono in più. Interrompo. Auguri, Dave. Mi sono ricordato adesso, scusami, ma oggi proprio non... scusami. Quindi, se stai vedendo questa live dopo, in differita, tanti tanti auguri. Complimenti. Possiamo andare avanti. Dispiace solo che non... In diretta, ovviamente, si può. Però vabbè, dai. La recupererai, confido in te. Trova gli spiriti delle pietre. Quando clonò uno spirito specchio... E con uno spirito specchio, ogni pietra che ho trovato vale il doppio. Azz, ma che cos'è uno spirito specchio? Ah, ok, sono loro. Quindi, se io faccio così... Ah, ok. Ti moltiplicano le... Ok, perfetto. Per due, infatti. Ok, chiaro. Top, top, top. Posto? A posto. Terminata. Ecco, questi sono tutti i mondi, no? Ma ha presi tutti? 100%? Completed? Completed così? Perché si esplodono le uova? Vabbè, non l'ho capito. Fammi vedere, sblocca la visione sulla mappa per vedere tutti gli abitanti di fa. No, abbiamo saltato una cosa? Abbiamo saltato sei cristalli. Però abbiamo preso tutti i frammenti. Mannaggia, cazzo. Vabbè. Vabbè, andiamo avanti intanto, dai. Non dura tantissimo il primo clono, eh. Vi svelo questo segreto qua. Non dura tantissimo. Andiamo avanti. Sì. Visione 1-2, la diva e lo spirito delle tenebre. Aspetta che apro. Che caldo, ragazzi, mamma mia, come si fa? Ma come si fa? Ok, concentriamoci. Iniziano i cazzi, eh? Ma se vado... no, vedi... Ecco, iniziano le magagne. Perché noi dobbiamo andare dall'altra parte. Quindi dobbiamo fare così. Guarda cosa ti combino, guarda. Guarda cosa ti combino. No, non ti combino niente perché non si muove. Tra l'altro non so se è questa la strategia, ma... Aspetta. No! Aspetta. Colpiscila alle spalle. E niente. Come si fa? Cioè, non riesco a... Vabbè. Bloccati. Ma soprattutto, dove andiamo? A destra o giù?
Andiamo giù, va. Moltiplicateur. Ah, ok, ok, ok. Perché si torna... Ok, perfetto. La facevo molto più complicata del previsto, quindi... Siamo a posto, dai. Fatta. Ok, andiamo su. Occhio, occhio, ho visto un uovo. Ho visto un uovo. Ho visto un uovo. Ho visto un uovo. Subito. Top. Di là c'è la vita. Ah, mi piace l'animazione del... Lo vedete, il cuore? Liquido. Bella questa cosa, mi piace. Mi piace, mi piace. Bravissimo. C'è questo misto tra... ecco, questa è una cosa azzeccata. Che secondo me doveva attuare anche un po' Crash, il remake di Crash. C'è un misto tra vecchio e nuovo nelle icone. Perché come vedete i collezionabili sono in pixel art. Questo per fare capire che insomma il gioco ha un certo... una certa età. Attenzione, si parte. Momento Donkey Kong. Cazzo, sta esplodendo tutto. Ma sei pazzo? Ma sei matta? Ce la facciamo oppure... Oddio. Queste cose bisogna prenderle, sono contate nel gioco. Aia. Si riparte con l'allegria. Occhio. Ok. Andiamo di... di qua. Vai. La troia. La troia. No, mi sa che abbiamo sbagliato, eh. Mi sa che abbiamo sbagliato strada. Vabbè, torniamo indietro da qua. Cioè, non è che abbiamo sbagliato strada. Ci sono due strade. Anzi, no, abbiamo fatto anche giusto, perché se noi ci buttiamo... ok, qua si collega. Non è scontato il level design del gioco. È molto figo perché utilizza bene questo fattore dei percorsi in 3D. Cerca la voce di Ngapoco. Ma che cazzo è? Che nome è Ngapoco? Ngapoco nascosta. Alcune uova di Ngapoco sono invisibili. Osserva le ombre che proiettano a terra per trovarle. Ah, pure. Vabbè, ma scusa, se mi metti il fumetto là, cioè... Scusa, però, vedi, però... Risponde ai nemici? Top. Vai. A posto. Ma quindi se io vado di qua... C'è il checkpoint, quindi... Alto là. Torniamo indietro. Non voglio perdermi nulla, ragazzi, bisogna platinarlo sto gioco, eh. Non ci incazziamo, eh. Platinare tutto, tutto, fare tutto. Vai, subito. Aia, sbagliato. Ok, attento qua. Vediamo cosa, dove porta questa... Nemici una volta sconfitti lasciano cadere molte pietre oniriche. Gonfia questi nemici. Come gonfia? Questi nemici colpendo con una pallotta alla Eola. Così poi... Ah, ok. Quindi così? Ok. Ma fammi capire. Infatti. Ah, oddio, questo moltiplica, aspetta. Cioè, questa è una parte secondaria, giusto? Ah, dovevo ucciderlo dopo. Vabbè. C'è più niente. Ok. Andiamo di qua. No. Ah, finora stiamo andando bene, dai. Cioè, oddio. Non so se ne abbiamo mancati due, perché se sono in ordine mi sa proprio di sì. Ne abbiamo mancati due.
Madonna, abbiamo anche esplorato bene, ma che cazzo? Come mai? Vabbè, pazienza. Lo recupereremo in seguito, che te devo dire. E loro? Aia. Cattivissimi questi, ma che è? Colpisci i sigilli. Madonna, ma quante robe misteriosi. Quando vedi un sigillo misterioso, prova a scagliarci contro un nemico. Così potrai abbattere i pilastri. Proseguire la tua avventura. Quindi, ok, là si prosegue. Facciamo il giro allora. No, mancato proprio clamoroso. Vai. Top. Ah, non sono in ordine. Non sono in ordine. Perfetto, perfetto. È strano che non siano in ordine. Perché sta roba? Non l'ho capito. Ok. Top. Dopo 3 anni cade. Stavo sbagliando. Non si trovano tantissimi cuori in giro, eh? Non è da scherzare. Ciao Fede! Ah sì, ah no? Qualcosa sì, ah no? Oddio! Benvenuto, benvenuto Fede. Cioè, bentornato. Pensa a te. Finalmente siamo arrivati al picco Campana. Shh. Silenzio. Zitto. No! Si è proprio la diva Lefisa. Si è proprio lei, eh? Ben fatto Yoka o Gioca? Ah no, Gioca, perché è Joker. Gioca. È un grande onore. Gadius. Vabbè, che cazzo di nome sono? È la diva di cui abbiamo sentito parlare. La nostra cara diva. Madonna, loro sono i nemici più inquietanti. Me li ricordo loro. Sono inquietantissimi. Non ti permetterò di salvare il mondo con il tuo stupido inno alla rinascita, eh. Il tuo stupido inno. A questo mondo non serve... No, però... Perché quando è imprigionata io distruggerò con le mie stesse mani. Allora, Fede, ho una notizia speciale per te. Prova a mettere un sound alert di Benson. Vai. Dunque, gioca. Dove si trova il pendente? Masire. Mamma mia, che obbrobio di design, se posso dire. Molto inquietante. Non riesco a trovarlo. Hanno parlato di un pendente. Vabbè, dai, andiamo più veloci. Mi sembra che ci siano dei topi. Ci siano le nostre mani. Gioca, conto su di te. Occupati del resto. Ai suoi ordini. Che hanno intenzione di fare? Oddio! Portata via? Rapita? Vabbè. Avvicinatevi, miei bei topolini. Dai, dai, non scassare la minchia, dai. I giovani, ancora questi giovani d'oggi, non conoscono le buone maniere. Peccato, ora dovrò darvi una lezione. Ma me lo ricordo. Lui... Niente ragazzi, i nemici di sto gioco... Non so che cazzo di droga hanno preso. Guardati le spalle. Vai alle spalle di Rongolango. E lanciagli un nemico sulla schiena. Vabbè, ma se me lo dici però... Rongolango, attenzione, un cattivone temibile. Ah, intanto però... Eccolo, beccato, a posto. Bella la colonna sonora però, eh. Aiuta, guardate la faccia, aiutatemi. Aiutatemi, per favore. Top. Non è il primo boss, veramente, eh. Difficilissimo, oddio. Difficile quanto Returnal, vero? Top. Senti come pompa. Dai, su, su, su. Non avere paura. Dai, su. Salta. Salta. Ah, ok, forse... mi dice di fare così. Vuole che io faccia... no, vedi.
Dai, su. Niente. Potrebbe finire da un momento all'altro questo scontro se lui si degnasse a saltare. Oh, dai, fare in culo, dai. Visione 1-2 terminata. È un po' come Super Mario, no? Cioè, il mondo e i sottolivelli. Sembra siano 4 le visioni o 5. Aspetta e vedrai. Questo non lo dimenticherò. Vabbè, dai. Caduto qualcosa. Un pendente. Forma di luna. Ah, lui sarebbe il nonno. Questa volta ci avete fatto davvero. Che intendi? Questo è uno stemma... È uno stemma reale del regno lunare. Ne parlano le leggende, vabbè. Non è un tipo che abita nel... Ah, sì, sì, sì. Ci aveva anche detto il carpentiere. Esiste veramente? Forse esiste, forse no. Chi lo sa? In caso c'è un pendente. Mi ricordo che tipo di nome... Gadius che era... Non si può fare da solo. Alla nonna della foresta. Beh, per forza. Andiamo subito. Vai, su. Il regno lunare. Ma dai. Vuoi che non esista? Certo che esiste. Vabbè, sì, top. Visione 2. Ah, ok, siamo già alla visione 2. Eh? Quindi secondo mondo. Andiamo. Non dura, non dura tanto il gioco. Lo ripeto, lo ribadisco. Mi ricordo che in 2/3 giocate lo finivo da piccolo. Siamo nel regno della foresta. Adesso cominciano i cazzi, eh. Bisogna stare attenti. A parte che i livelli cominciano a diventare un pochettino più complessi, nel senso che ci sono molte più strade, molte più strade secondarie, bivi, eccetera, eccetera. Molto backtracking, perché ovviamente se prendi una strada secondaria per tornare alla via principale te la devi fare al contrario. I nemici sono più stronzi. Beh, per esempio... per esempio... Ecco. Ah, proprio morti. E in generale, sì, anche collezionabili mi sembra che ce ne siano di più. Ah no, sono sempre 6. No, cazzato. Ok. Guarda, guarda anche questo. Allora, di qua si può andare... Ah no, bisogna utilizzare il... Perché ci sono dei nemici speciali che... ti fanno arrivare in posti altrimenti inaccessibili, come nel caso del nemico alla elica. Un po' Donkey Kong questa ambientazione, mi è sempre piaciuta. Ok, primo pezzo trovato. E niente, peccato, niente perfect run, mi dispiace. Cioè, siamo giocata così. Queste piattaforme ondeggiano... Eh sì, però se mi parli... Ondeggiano al vento. Vabbè, lo vedo, non è che... Serve che me lo dica. Ovetto. Top. Sì, perché ogni personaggio che salviamo... ha il design... Cioè, ogni... sono abitanti del mondo, no? Quindi sono tutti diversi. Nel villaggio Eolo c'erano, diciamo, i simili compagni di Clonoa. Qua invece c'è un'altra tribù, eccetera, eccetera. Sono tutti diversi da... in base a... In base al mondo. Top. Qua non c'è più niente? Ok. Entriamo nell'albero. Non si sa perché c'è una porta in un albero, ma... Va benissimo. Voglio dire, in Zelda c'è un albero che parla e ti dà istruzioni. Cioè, non capisco il motivo di non credere a queste cose. Oddio. Ottieni le chiavi per aprire le porte chiuse. Ottimo suggerimento questo. Infatti non abbiamo la chiave. Sì, non abbiamo la chiave. Alt. Attenzione. Un intruso. Eccoli qua. Chi sei? Sono con loro di Brezzavento. Hanno tradotto. Il nonno mi manda per far visita alla nonna.
Non mi manda per far visita. No. Daniele è molto in giro ultimamente. Ma cazzo, ma c'è sua nonna qua, non lo conoscono. Serve la chiave. Ma te la dà lui. Ma solo una chiave per ogni porta, non dimenticare. Vabbè, e se ne va di... farfugliando frasi senza senso. Ma posso? Oppure devo andare indietro? Perché non so se devo andare e poi non mi fa più tornare. Sono un po' combattuto, vediamo. Non lo so, eh. Non lo so. Non lo so. No, vedi? Mi sto già perdendo. Mi sto già perdendo, è incredibile. No. No, vi giuro, mi sta scoppiando la testa. Non riesco a ricordarmi tutte le... Ok, c'è un'altra chiave che apre quella porta. Quindi se andiamo di... No, devo prendere questo. Andare su. No. Eh no, perché non avrebbe senso. Se invece noi facciamo così... Dai, su. E facciamo così. Ok. Perfetto. Pullati. E io torno indietro perché non mi fido, sai. Non mi fido. Torniamo un attimo indietro. Vuoi vedere? Vuoi vedere? Vuoi vedere? Vuoi vedere? Che ci siamo dimenticati questa parte? Che rischio. Che cazzo però. Sì, era una parte opzionale. Era una parte opzionale. Meno male, dai. No, ma niente. Oh, incredibile. Di nuovo. Niente. Stiamo per morire, stiamo per morire. Ve l'avevo detto che il gioco non è... Non è semplicissimo, eh. Torniamo in carreggiata. Se ci colpiscono è finita. Basta anche solo una volta. Siamo nello schifo. Ok. Fin qua ci eravamo arrivati. Quindi nulla di nuovo. Cagando addosso. Ok. Però abbiamo fatto tutto. Se non moriamo. Checkpoint. Possiamo anche morire. Stavo per perdermelo questo. Ok. Ti ho visto. Sono tentato di farlo al 100%. Comunque non sto scherzando. Cioè oddio. Mi spaventano i cristalli che sono messi in posti un po'... un po' strategici. Quindi... Però per quanto riguarda i collezionabili qua, gli abitanti da salvare, credo non ci siano grossi problemi nel prenderli tutti. Sono i cristalli che mi danno un po' da... Ecco, infatti, 100%.
cristalli sono più odiosi. Merda. E niente. Siamo svenuti, non siamo morti, eh? Perché il gioco dice che Chrono sviene quando viene colpito. Che avrebbe senso, tra l'altro. Loro sono immuni, per cui non possiamo fare niente, possiamo solo schivarli in questo modo. Tra l'altro c'era anche la vita qua, bastava aspettare, bastava saltare un nemico e avevamo vinto. Ecco, non vorrei che c'entrasse anche questa cosa qua. Eh sì, per forza, perché nel primo livello abbiamo fatto tutto, però non ci ha contato tutti i cristalli. Questo perché? Perché abbiamo saltato con la tizia i cristalli iper 2, alcuni. Quindi penso li conti a sto punto. È una bella magagna, perché se uno non sa deve farlo per forza due volte. Avete intenzione di proseguire? Eh sì, sarebbe quello il piano. Bello, con una bella risposta. Siamo bloccati? Come un soldato di brocca? Ma dai, un soldato di brocca. Nel nostro slang, tra la nostra compagnia di amici. Questo perché rido in brocca. Magari dice, è pazzo questo che ride per brocca. È una parola italiana. Perché nel nostro gergo brocca vuol dire coglione. E quindi speriamo che la nonna potesse salvare il nostro re. Il vostro re salvare? Vabbè. C'è lo zampino di Gadius qua, attenzione. Ti fa il culo. Brocca. Scusate, ma finisce così, con questa nota amara. Top. E anche qua, minchia, neanche una volta abbiamo preso 105, sempre 144 così. Sì, è per il per 2, non c'è altra spiegazione. Va bene. Visione 2 di 2, perfetto. Forse riusciamo anche a finirlo in una live, sai? Il primo, almeno il primo. Oltre la cascata controcorrente, mi sembra una buona idea, Clonoa, dai, su. Comunque le colonne sonore le hanno rimaneggiate, però non più di tanto, eh. Cioè, si vede che sono remastered, però la melodia è sempre quella, non hanno cambiato tantissimo. Accelerare, rallentare, top. No, ho sbagliato, devo tirargliela addosso. Ecco, così si rallenta, così si accelera. La cascata. Che cazzo ha? Ma scorre al contrario. No! Non me la ricordavo sta cosa. È stato Sirio. Sirio! La cascata al contrario, Sirio. Ok, andiamo avanti, va? Sirio, perché hai fatto piangere il fiore di luna, Sirio? Oh! Ok. Beh, attenzione perché qua picchiano, eh. C'è già un cuore in meno. Abbiamo appena iniziato. Top. No, io aspetta, perché si può cioè io continuo a difendere la grafica. Non la difendo per quanto riguarda i filmati, nel senso che con i filmati si nota di più che le texture sono slavate, che c'è stata meno cura. Però per quanto riguarda i livelli, sì. Non c'è tanta cura, ok, però è pulitissimo. È pulitissimo, i colori mi piacciono. E se avessi immaginato prima che uscisse un remake di Clonoa sarebbe stato più o meno così, a livello di mood. Quindi promosso da quel punto di vista. Dal punto di vista delle texture,
sì, è pulito, mi piace, eccetera, però si poteva fare di più, tantissimo di più. Però capisco anche che Klonoa non è che sia tantissimo conosciuto. È molto di nicchia. Quindi... attenzione, è arrivato Francesco. Aspetta, aspetta. Ecco, dai, fai il salutino, così. È veramente un garage. Certo che è un garage. Tu ti credevi sta cosa. Ah, ciao, 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 ciao. Vai, 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 saluta, saluta. Dai, c'è la telecamera, vai. Ma non c'era dove stiamo andando. Dove stiamo andando? Abbassati, abbassati, abbassati. Ah, sì, perché... dove stiamo andando? Dove stiamo andando? Mm-hmm. Al concerto di The Smile. The Smile. Sì, The Smile. A che ora l'avete? 8:30. Apertura cancella alle 19, quindi un'ora e mezza dopo. Ferrara, ragazzi. Ferrara. Ferrara, per chi volete venire. Sapete che bisogna andare a Ferrara, però. Okay. Sennò, se arrivate qua, non c'è nessuno. Dai, ciao, ciao, buon divertimento. Ciao. Top. Dai, andiamo avanti. E qua come si fa? Ah, c'è il tizio. Ok. Oddio, è qua? Ah, ok, perfetto, sono un coglione. Ho preso tutto. E di là si va, vabbè sì, c'è la strada secondaria. Ecco, infatti, che collega direttamente. Ah, basta, c'era solo questo. E... su, su. Sì, ma si può fare una cosa del genere, comunque. Cioè, una porta solo per un... per una cosa del cazzo mi sembra un po' eccessivo. Però vabbè, dai, non avevano altre idee. E... qua vogliono farmi prendere il tizio. Ho sbagliato. Colpa mia. Così, speriamo. E niente. Beh, no. Con calma. E niente. Oh, ma è incredibile. Oh, adesso sì, ci siamo. Check. È rimasto un attimo in sospeso. Oh, perdo. Oddio. Ho sbagliato. Ho sbagliato, cazzo. Moriamo, moriamo. Qua ho proprio il cannato. Ho cannato tantissimo. Fammi capire, fammi capire, fammi capire. Cioè, se io faccio... come lo prendo? Cioè, devo fare così. Ok. Non ce la faccio però. Ah, vabbè, vabbè. Oh, sti cazzi, ci ho provato. Dai, sta per finire il livello, tra l'altro. Manca poco. Manca pochissimo. Oddio. Bella questa ambientazione. Cioè, le ambientazioni sono fighe, veramente belle. Molto rilassanti, almeno per ora.
perché il livello finale me lo ricordo un po' diverso. No, qua mi tocca. Perfetto. Ci siamo. Dovrebbe esserci il boss, perché sono due visioni per ogni mondo. Chiamiamolo mondo. E alla fine di... Oddio. Non l'avevo neanche notato, che culo. E alla fine di ogni seconda visione del mondo c'è il boss. Ok, manca un tizio da recuperare. Sì, proseguiamo qua. Ti ho visto. Qua torna utile il fatto di frenare con cognizione di causa. Ok. 1, 2, 3, 4. Bisogna andare a ritmo, ragazzi, questo è il segreto. Ok. Madonna, è lungo sto livello, eh. E meno male che era quasi alla fine. Cioè, siamo quasi alla fine. Non so se ho fatto bene. Forse mi serviva per andare su. Esatto. Ok. Me lo ricordo. Me lo ricordo qui. Così. Vedi, questi trucchetti. Questi trucchetti che ti rimangono impressi negli anni. Gira te. Ah no, non si gira. È come... Ah, da qua, così. Basta. È molto divertente ancora il gioco, ve lo assicuro. Io me lo ricordavo fosse divertente, però rigiocando adesso... non è... Cioè, non sento il peso degli... Oddio. No. Abbiamo sbagliato. Abbiamo sbagliato. Bisogna morire. Bisogna morire. Dobbiamo morire. Quindi piano piano. Dai, uccidetemi. Ci vorrà un po'. Ok, siamo svenuti, non siamo morti, mi raccomando, è una differenza importante. Ok, quindi qui dovrei... no, vedi che ho sbagliato. E adesso? Devo morire di un'altra volta. Ma non c'è un burrone dove posso buttarmi? No. Ne. Se mi butto da qua, non posso. E vabbè, ragazzi. Sti cazzi. Grazie mille, avete salvato la vita. Sono sicuro che hanno messo su qua del castello, bla bla bla. Posso portarvi io, che lei ci aiuta, bla bla bla. Grazie, grazie. Salta sulla mia schiena. Mamma mia, che scena orribile. Che scena terrificante. Ecco qua, boss. Sidof si chiama. Zampino di Pamela. Eccola qua, Pamela. Beh, insomma, è lei il boss, dai. Sidof malvagio e Pamela malvagia. Cioè, voleva dare una spiegazione al perché ci attacchino. Allora, qui, se non ricordo male, bisogna utilizzare... No, lui no. Lui non si può... Ah no, sì. Bisogna utilizzare lui stesso e mandarlo contro... Ok. Niente.
Quanti sono? 4 colpi? No, colonna sonora veramente bella, a parte gli scherzi. Sì, sono 4 colpi. Me lo ricordavo più difficile. Ah, cazzo. Ok, l'ultimo colpo. Però abbiamo anche un cuore, stiamo attenti. Facciamo troppo gli sgaggi. Ho sbagliato. Sono distratto. E niente, se ci colpisce è la fine. Fuck! Me lo ricordavo più difficile lui. Proprio una cazzata. Ah, ecco perché è malvagia, perché poi diventa buona. Vabbè, c'era bisogno di specificare. No! Abbiamo ucciso. Re di Brock, niente. Ritornerò. Sicuro. Ah no, ancora vivo. Vabbè, lui si redime, bla bla bla. C'è la nonna che si aspetta, foresta, fare cose, fide, dire. Secchi, secchi, sì, i secchi ritornano in vita, sempre. Sì, via, all'avventura. Ok, visione 3, quindi siamo... Madonna, mi hanno chiuso la porta. Cambia tutto, eh? La porta aperta o chiusa qua cambia. Cambia proprio. Visione 3 di 1. Beh, oddio, a questo punto non lo so se sono 4 visioni. No, sono 5 le visioni, mi ricordo. No, vabbè, aspetta, aspetta. Allora, se. No, non è così. Sono 1, 2, mettiamo 5 visioni. Ma mettiamo anche 6 visioni, toh. Più di 6 non credo ci siano. Mettiamo 6 visioni. Non dura veramente una mazza. Cioè, lo finiamo adesso. Siamo già a metà. L'abbiamo fatto quanto? Un'oretta di live avremmo fatto? Non mi spunta da qua. Ah sì, eccolo. Un'oretta, sì, un'oretta e 10. Madonna, ragazzi, veramente così poco dura? Beh, a patto che non si muoia spesso. Vabbè, è difficile morire in Clonoa, eh? Però. Ok, rinascita dalla foresta. Ok, siamo tornati nella foresta. Questo è proprio Crash Bandicoot 1. Che bello, mi mancava giocare un gioco del genere. In generale, cioè, a parte il discorso grafico, a parte il discorso della facilità, che insomma è un gioco abbastanza molto semplice, molto semplice. Ma a parte questi discorsi qua, proprio a livello mentale mi ci voleva. Contumare la corazza. Permetti? Grazie. Sì, vabbè, dai, saltiamo ormai i dialoghi, non ce ne frega niente, grazie. L'importante è salvarlo, poi possiamo anche andare avanti per la nostra strada. Non è un problema. Oh! Madonna, anche questo è un colpo di culo, non l'avevo visto l'uovo segreto. Ok. Io me lo tengo, mi sa che servirà. Invece no, non è servito. Oddio. Draga Muffin, benvenuto. Non so se sei un... sei italiano. Arrivo a boomer? No, non sono un boomer.
ciao, eh. Benvenuto. Basta, fatto qua. Ok, torniamo indietro. Nice stream layout. Thanks. Ok. Ah, siamo tornati indietro. E quindi? Ah, ok. Ok. Quindi, no, di qua non c'è... Allora, abbiamo preso la chiave. Ci manca la porta. È dietro, allora. È per forza dietro, perché qua non c'è nulla. Infatti, ok. Aspetta, aspetta, però. Così ci siamo. Ok. Checkpoint. Questa è una strada secondaria o principale? Se afferri un nemico ed esegui un doppio salto, puoi scagliarlo verso... Sì, sì, lo so, grazie. Con il doppio salto puoi scagliare i nemici... Vabbè, ho capito. Madonna. Sapevo già comunque che... Ok. Bello lunghetto. Vabbè, possiamo dire che i livelli sono abbastanza lunghi, eh. Perché dobbiamo considerare il fatto che per ogni mondo ce ne siano due, quindi devono essere corposi sti livelli. Cioè non è come Super Mario che ce ne sono quattro. Infatti più o meno come tempistiche ci siamo, perché durano di media, sì. Sono come due livelli normali di Super Mario messi insieme. Quindi i conti tornano, oddio. Niente. Top. Stavo per cadere. Ho sbagliato. Ah no, eccolo. Fortuna ci viene incontro. Mancano tre tizi da salvare comunque, quindi siamo più o meno a metà livello. Cos'è questo fiore? Ci sarà un uovo dentro per forza. Invece, ah sì, vedi, lo sapevo. Ah no, devo andare più basso. Niente. Ok. Clamoroso errore. Ok, ci siamo. Madonna, mi stava per colpire, meno male. Là c'è un'altra chiave. Questo bisogna farlo fuori però, se no non si va oltre. Top. Aspetta, perché lui ti lascia i cristalli, quindi è molto importante. Poi, ma sto ancora ripensando a Ryu a Boomer, ma ragazzi, ma quanti anni avete? Cioè, veramente, cioè, ovviamente lui non è neanche italiano, quindi figuriamoci, però in generale, boh, io non lo so, guarda.
veramente. A volte mi meraviglio di... Perché c'è, è quello che non capisco, veramente. C'è gente che tratta Twitch, cioè, perché glielo lasciano fare, nel senso che non ci sono restrizioni di nessuna sorta, a parte cose bannabili. Tu puoi dire qualunque cosa tu voglia, no? Ma se la gente, cioè non solo Twitch, internet in generale, trattasse le piattaforme, eccetera, come un'estensione della vita, perché comunque siamo persone, cazzo, sarebbe un mondo migliore, perché ci sarebbe più cordialità, meno rotture di cazzo. Cioè, a me non dà fastidio a Ryu a Boomer, ok? È una cazzata. Però, e questo mi dà il via per un discorso generale. Nel senso che, se voi vi trovaste di fronte, magari, anche se siete stranieri, eccetera, a un'altra persona, uno streamer, eccetera, ma voi potete esordire così? Cioè, quanta mancanza di rispetto, ma soprattutto quanta mancanza di educazione ci vuole? Ma poi di che cosa sa? Cioè, non è neanche divertente, a You Are a Boomer. Che cazzo, cioè, non è neanche una cosa goliardica. Boh, io veramente non capisco. Cioè, queste cose mi danno sempre in là per queste riflessioni che ogni tanto faccio, ma... È ovvio che non cambierà mai, perché se internet è così è perché è libero, è fin troppo libero. Secondo me sì, è troppo libero internet. E quindi è ovvio che si verifichino queste cose. Però è sempre quello il discorso, cioè il buon senso, l'educazione, la morale delle persone, viene tutto da là. Viene tutto da là, dipende tutto da quello. Comunque sì, era una stronzata, però, giusto per dire qualcosa, dai, momento serietà, un attimo, abbiamo detto cazzate finora, lasciatemelo dire, ma vabbè. E dove stanno le altre due? Perché ci mancano... Ah, sono qua probabilmente. Ogni tanto se ne escono queste fasi a carrelli. Un po' la cre... No! E vabbè. Ormai ce ne fottiamo altamente dei cristalli, credo si sia capito. Ma poi questa canzone da circo. Preso. No. Ci abbiamo fatta, forse. Forse finiamo il livello. Madonna. Spero di non aver dimenticato niente, perché io almeno i tizi li voglio salvare. No, aspetta. Lo sapevo, vedi? Qua ce n'è uno sicuro. Qua ce n'è uno. Quello è un interruttore, ok. Ma come faccio a prenderli? Succede? Cosa ha attivato? Sono scomparsi i cristalli, cazzo! Perché bisognava fare così? Succede? Mi è sparito il gioco. Ok. Mi era sparito un attimo il gioco. Facciamo così. Ok, ne manca uno. E dopo ci siamo, Possiamo andare tranquilli, senza pensieri. Qua giù non c'è niente. No, è finito il livello?
È un vicolo cieco. Saltiamo completamente. No, è niente, ne abbiamo perso uno. È il primo che perdiamo, vabbè. In caso si recupera dopo. Vediamo, aspetta. Sì. Finora abbiamo preso tutto. Cioè, tutti i tizi. Si recupera dopo, mi sa. 3 di 2, facciamo il 3 di 2. O rifacciamo questo. Perché mi sta sul cazzo, sai? Rifacciamo questo, dai, dai, rifacciamolo adesso. Oh, scusate. Eppure abbiamo esplorato, eh. Cioè, era una parte nascosta bene, se è nascosto. Una strada che non abbiamo fatto, probabilmente. È che col discorso casse hanno un po' cambiato le carte in tavola. Non parte. Ah, perché è lui che giustamente manovra il meccanismo. Ok. Top. Chissà dov'è, cioè. Veramente un mistero. Questo Englishman in chat. Ma guarda, se ne parlava poco fa, Fede. Non lo so. Già il fatto che abbia esordito con Are You a Boomer è un simpaticone, eh. Molto, molto. Credo che. Boh. Non lo so, forse i tredicenni parlino così. Non lo so. Comunque. Insomma, forse i tredicenni sono anche più. Più sofisticati. Vabbè, se ne parlava prima comunque, non voglio ritornare in quel discorso, non voglio annoiare più di tanto. Che ho fatto il momento serietà poco fa. Comunque si è accorto che abbiamo un layout figo, quindi mi basta questo per sollevarmi il morale. Allora, no! Che bastardo, ma dai! Comunque Fede, non so se mi avevi sentito proprio all'inizio che ti avevo detto di provare i sound alert di Benson, perché c'è una bellissima sorpresa, eh? Ti invito a provare di Benson però, perché non l'ho fatto con tutti. Mi mancano ancora alcuni sound alert da sistemare. Però quelli li ho fatti, quelli già sono a posto. Fidati che sarei fiero di me, sarei fiero di me. Eccolo! funziona. Top. Abbiamo aggiunto le GFI Sound Alert. In tutti, cioè in quasi tutti. È che è un lavoraccio perché devo andarmi a ripetere. Sì. Nel riquadrino. È un lavoraccio perché devo andarmi a recuperare le clip. Devo mettere in sync. Guarda, non ti sto neanche a spiegare che cazzo bisogna fare. Però ne vale la pena. È che ci vuole un po' di tempo perché sono circa 37 Sound Alert. Per cui per ogni sound alert tu devi fare? Devi prenderti il video, devi tagliarlo, devi metterlo in sync, devi convertirlo in GIF, devi metterlo nel programma, devi metterlo in sync con il programma. Questo per un sound alert. Uno. Sono 37. Per carità, è tutto... cioè, ne vale la pena. Sì, ti ci vuole un po' di tempo. Fai conto che per fare fino a... Beh, ne ho fatti circa un terzo in realtà, Ne ho fatti un terzo e ci ho messo 2 ore e mezzo, più o meno. 2 orette piene, perché vabbè, tra una cosa e l'altra, pause, eccetera, eccetera. Però, sì. Mettiamo 2 orette per farne un terzo, quindi 6 ore per farle tutte. Ma si fa. Ne vale la pena, sono contento. Sono cose che... Sono quelle cazzate, no? Sono quelle cazzate che aggiungono un po' di brio. Che a noi piacciono ste robe. Ok, allora, torniamo a noi. Noi stiamo rifacendo un livello. Ti aggiorno un po', Fede, così. Per non lasciarti asciutto. Stiamo rifacendo un livello perché abbiamo mancato un abitante da salvare. Il problema è che
abbiamo anche esplorato bene, cazzo. Cioè, non so dove possa essersi nascosto e quindi stiamo facendo un'esplorazione più accurata. Forse ho capito. No, là c'è la chiave, no. Cazzata, no. Non è quella. Là c'è la chiave, la porta da aprire. Il cosiddetto backtracking. Alla Crash Bandicoot. No, ho sbagliato clamorosamente, cazzo. Sì, no. Beccalo però, ok. Che ci sta, dai. Eh beh, sì, anche perché finora è l'unico livello che stiamo ripetendo. Per il resto abbiamo fatto sempre first try, tranquilli. Non capisco perché a sto giro ci siamo dimenticati uno. Lo scopriremo, si spera. Ma qua c'è la chiave, giusto? Sì. Top. Comunque, pareri su questo clono, Fede? Dai, dimmi un po' la tua. Come ti sembra questa remastered? Vediamo se siamo in linea come pensiero. Poi, da quello che hai visto, perché immagino... Cioè, non so se l'hai preso, lei ci ha giocato... Non so neanche se hai giocato quello originale, ma penso di sì, no? All'epoca. No, top, vai. Sto esagerando con i top oggi, vero? Sono un po' fissato. Non vorrei che fosse legato a quest'area, sai, perché è l'unica... Ah, no, so dov'è. Forse ho capito dov'è, maledetti bastardi. Capito dove l'hanno nascosto. Bastardi, infami, maledetti. Ho capito. Check. Adesso vi faccio vedere. Se è come dico io. Non mi ricordo di aver fatto questa cosa, quindi mi sa che... Ah, cazzo, devo aspettare. No, aspettiamo. Eccolo, lo sapevo, perché mi ero distratto, non avevo visto il fiore. Cazzo, non era neanche nascosto. Sono proprio io che mi ero distratto. Vabbè. L'importante è che l'abbiamo preso. Adesso, avanti tutta, finire il livello immediatamente, subito. Subito proprio. Niente, bisogna utilizzare... Se no, scusa, se vado diretto mi rompo nel cazzo. Sì, perché ci vuole la chiave. Sì, fatto apposta. No, maledetti. Mi appunto una zanzara. Ho un grosso prurito al braccio. Aiutatemi. Donna, quest'anno le zanzare, rompono proprio il cazzo. Rispetto agli altri anni sono cattivissime. Ma pungono come se non ci fosse un domani. Cioè, incazzate nere sono ste zanzare quest'anno. Beh, chi se ne frega del cuore. Ok. Dai, almeno abbiamo allungato un po' il brodo perché il gioco... Sì. Sta per finire. No, beh, oddio. Per finire no, ne manca ancora un po'. Però... A metà siamo di sicuro. Cioè, a metà gioco non ho dubbi.
Ok. Dai. Andiamo avanti, voglio fare un livello nuovo. Cerchiamo di sbrigarci. Ma quindi questo non si muove, a quanto ho capito, perché serve l'interruttore. Top. Ancora top. No, bisogna per forza. Ok. Va bene. No, ma dai, che cazzo. Ma che fine orribile. Che palle, no. Speriamo che... No, non credo abbia salvato l'interruttore, vero? Vediamo, blu o rosso? Sai che è blu. Sì, è blu. Che palle. Madonna. Dai, ma... Ok. Ci siamo? Madonna, sto caldo. Benissimo. Finito. Ok, adesso sono soddisfatto. Adesso possiamo andare avanti. Adesso possiamo andare... No, ho sbagliato. La fretta. Vabbè, grazie. Arrivederci però, eh. Torna alla mappa. Mappa del mondo. Ok, visione 3 di 2, sì, qua c'è il boss, vai. Oddio, meccanismo fermo, il maniero albero delle macchine. Ecco, qua dovremmo trovare la fantomatica nonna di Klonoa. Ah, ok, queste sono delle bombe. Che attivano dei meccanismi, ovviamente. No, possiamo solo andare di qua. Madonna, che bello. Bello qua. Di qua si va di là. Di qua si va di là. Oh no, mi ricordo. Questo è quello labirintico. Con mille strade. Sì, è quello labirintico. Perché qua bisogna attivare i meccanismi e ritornare per prendere le cose secondarie, bla bla bla. Mio Dio. Vedi? Bisogna prima trovare l'interruttore, sennò non si va avanti. Per esempio. Per esempio, ne abbiamo dimenticato uno, perché qua non mi pare ci sia possibilità di andare avanti. Questo? Ah, ok, questo andava, ok, perfetto. Risolto. Quindi andiamo di qua, di nuovo, se si può. Ok. Loro mi servono perché hanno la miccia. Ah no, vabbè, non servono a niente. Come non detto. Mi ero allontanato. Vai tranquillo, Fede. Allontanati quando ti pare. Sai che qua
finché siamo in live ci siamo. Vai tranquillo. No, comunque siamo andati avanti. Ti faccio un po' il punto. Siamo andati avanti, abbiamo trovato il pezzo mancante. Era una cazzata, vabbè, era abbastanza palese. Per distrazione non avevo visto un petalo, cioè un petalo, un fiore in lontananza, e il pezzo di merda era nascosto lì. Qua ho sbagliato, si muore, si sviene perché Clonoa non muore, ricordiamolo sempre. Clonoa sviene, anche quando cade da 1000 metri di altezza lui sviene, perché è tutto un sogno, è nella fase REM. Occhio. Madonna, qua, ragazzi, si cade subito. Qua, ragazzi, è tosta. Finalmente un po' di sfida. Oltre alla sfiga, c'è anche lei. Dai, su. Ma se tipo faccio così... Ah, ok. Eh beh, tutta un'altra cosa, direi. Ah, siamo sopra. Perfetto, mi ricordo questa strada. Cerchiamo di non perderci. Ma se io faccio così... Non succede niente. Volevo provare. Tu mi servi perché... Perché... Ah, dobbiamo fare così. Ok. Madonna, mi sto perdendo. Ti giuro, non capisco più niente. Troppe strade. Qua c'è un uovo. Ma io posso entrare con il maiale? Sì, ok. Oh, più che altro ti chiedevo... Ecco perché non mi avevi risposto. Cioè, che cosa ne pensavi te di questo Clonoa in generale, di Clonoa, anche quello originale? Se l'hai giocato, se non l'hai giocato, se l'hai solo visto. Un po' in generale, volevo sentire un parere. Ok. Con calma, siamo a 3. Ok, metà livello. Qua ci vuole la... Oh! Che culo. Sempre a culo li trovo. Ci vuole la chiave là, non dimentichiamola. Quella porta, molto importante. Ok. Là c'è una porta che si apre con... Questo. Grazie. No! Ah, è a tempo? Quindi devo fare così. Veloce. Clonoa non l'ho mai approfondito più di tanto. Mi ha sempre attirato, ma c'è qualcosa nello stile che non riesce a vendermelo del tutto. Ho capito a cosa ti riferisci. Ok. Magari la prossima re-release su Switch potrebbe essere una buona scusa. No, ma questo qua è uscito su Switch, eh? Ah, tu intendi un altro ulteriore? Non penso, ne facciano un'altra. Ormai credo che... Anche perché Clonoa è, come dicevo prima, è molto di nicchia come serie. Molto, molto di nicchia. Solo per veri appassionati dei platform anni 90... Cioè non è molto conosciuto in generale. Quindi è già un miracolo che ci sia una remaster del genere. Io veramente non so come sia venuto in mente. Però meglio così, voglio dire. Ecco, se io ti posso dire, sono d'accordo sullo stile perché ho la tua stessa identica impressione. Però ecco, il gameplay a me è sempre piaciuto. Cioè è molto semplice il gameplay, però
ti assicuro che ne vale la pena, è molto divertente, io mi sto divertendo tantissimo, anche a distanza di anni il gioco rimane fenomenale secondo me, è molto divertente, molto immediato, molto fresco, scanzonato, ok? Quindi ecco, se non ti convince lo stile sono d'accordo, ma se ti piace un buon gameplay, ti piacciono i platform eccetera, non... te lo consiglio. Ah, è già uscito su Switch, pensavo dovesse ancora... In teoria io so che è già uscito, se non sbaglio, magari mi sbaglio. Credo sia già uscito, perché è uscito in contemporanea un po' con PC, PS4, PS5. A sicurezza direzionale tra interruttori in ordine giusto, ascolta il suono che... Sì, vabbè, poi arrivano queste cazzate che un po' i coglioni ti cadono, nel senso che... Ok, è un gioco per bambini, perfetto, è infantile tutto, ma cazzo, ragazzi, cioè... Ogni scusa è buona per darmi un suggerimento. Cioè, che senso ha? Qual è il gioco se mi dici che cosa devo fare? Cioè, fammici arrivare almeno un minimo. Dammi degli indizi, ok? Ma degli indizi visivi, ma non così, cazzo. Che... Mi raccomando, ascolta l'ordine. Ho capito, raga, però... Boh. Ecco, queste cose stridono. Non so se... Se è la remastered, perché nell'originale non mi ricordo questi suggerimenti. A meno che nella remastered non si possa togliere. No, non si può togliere. Sì, figurati. Figurati se ti fanno togliere. Certo. La remastered comunque credo sia basata sul remake per Wii. Sai che mi ricordo... Sì, mi ricordo un remake per Wii di Klonoa. Però è una cosa diversa, se non sbaglio. Forse hai ragione te. Non me lo ricordo bene il remake per Wii. Ah, mi è uscito una settimana fa. Vedi che è uscito? Top. Occasione giusta. No. No. Ecco, grazie, eh. Ci voleva proprio il suggerimento per farmelo capire. Abbiamo azionato i meccanismi, quindi adesso tornando indietro possiamo fare quella parte là. Esatto. Ottimo. E ci mancano due tizi, quindi stiamo a court. Che si possono nascondere ovunque. Ma soprattutto... No, bisogna tornare indietro. Non proprio perché attualmente sto facendo un recupero ben più pesante per il mio backlog. Ah beh, allora in tal caso aspetterà Klonoa. Come è giusto che sia, perché... Sì, io intendevo... insomma, te lo consiglio, però non è da prendere adesso. Aspettiamo un po' anche che cali di prezzo, perché... Voglio dire, una remastered fatta così, per carità, è piacevole tutto, ma è veramente pigra. Non vale i soldi, secondo me. A 20 euro, a 20 euro ci posso stare. Ma così no. Perché credo sia a 45. 45 euro. Se non sbaglio, un 40 euro, È tanto, eh. Ok che sono due giochi, però... Cazzo, avete fatto un lavoro veramente basilare, cioè avete... Che poi ecco, non pensavo più, me l'ero completamente dimenticato del remake per Wii. Cioè quindi magari hanno preso quello come base, è ancora più vergognoso. Cioè avete già una base su cui lavorare. Mamma mia. Cioè avete... l'avete fatto in 4K a 60 frame. Posto. 50 euro. Arrivederci. Che veramente, guarda. Ma la pandemia, la pandemia. Non sono d'accordo sul prezzo, assolutamente. Considerando che mi... Oh! Aspetta, perché qua sennò mi ammazzano. Ecco, infatti. Dio Santos! Dio mio! No! Vabbè.
Ok. Abbiamo preso tutto? Sì. Considera... niente. Considerando che mi sembra che sia basato sul remake per Wii, 50 euro sono troppi. Sì. Ma anche se, cioè... Beh, lasciamo perdere il remake per Wii. Ok? Sono comunque troppi, cazzo! Cosa sono queste texture? Cos'è questo lavoro? Nel 2022, cioè questo poteva essere bello, diciamo, accettabile come remake per... Che ne so... Un tempo c'erano i Live Arcade, non so se ti ricordi, Fede, penso di sì. I Live Arcade su Xbox 360. Allora sì. Magari non a 50 euro, però. Ma così proprio... Cioè, ragazzi, 2022... C'è The Last of Us in giro. Cioè, ok, sono due robe diverse, bla bla bla. Non c'è da paragonare, però. Voglio dire... Cazzo. Chi la fa sta cosa? Nintendo? No, credo sia proprio Bandai Namco. No, Nintendo non c'entra. Certo che mi ricordo gli X-Bla. X-Bla. Ecco, sì, mi dà più le vibes da Xbox Live Arcade questo gioco. Per come è, diciamo, il valore produttivo. Poi, ripeto, sul gameplay non si discute. È bellissimo. Mi piace. Cioè, da quello veramente non posso dire niente. Oddio, è impiccato? Ah no, solo appeso. Anche sui colori, io ribadisco, la grafica, per quanto scarna, è pulitissima, è bellissima, le animazioni sono veramente fighe. Mi ricordavo come si batteva questo. Cioè, da questo punto di vista, il gioco è piacevolissimo, però cazzo, è un'occasione sprecata. Oh. Madonna, veramente, io non ci pensavo più al remake per Wii. Cioè, io davo per buono il fatto che Chrono non avesse mai avuto un remake del genere, quindi stavo quasi giustificando l'aspetto grafico, perché ho detto, vabbè, dai, almeno c'è Chrono che al posto di essere in... spiaccicato in 2.5D, in 2.40p sulla prima PlayStation, almeno lo vedo così. Madonna, raga, però che cazzo di boss. Era una battuta sul prezzo. Ah, ok, adesso ho capito. Perché hai messo Monkey l'emoticon, giustamente dovevo capirlo che era una battuta. Ah, aspetta, forse devo fisciargli. Sì. No, ecco, ho sbagliato. Ci moriamo, mi sa. Sai che moriamo. Perché bisogna metterlo... Ecco, bisogna farlo stare... Così. No, niente. Bungie Kazooie e Perfect Dark venivano venduti come X-Bla. Sì, mi ricordo. Anche lo spin-off di Alan Wake era un X-Bla. Ce n'erano tanti fighissimi di X-Bla. Mi ricordo I Am Alive. Non so se... cosa ti sto tirando fuori. I Am Alive era uno dei primi. E poi cosa c'era di X-Bla fighi? Vabbè, c'era Spelunky. Il remake di Spelunky. Che ho giocato su Xbox proprio come X-Bla. Ma c'erano tantissimi. C'era quel Metroidvania. Oddio. Come si chiamava? Merda. Vuoi vedere che non mi ricordo. Quello fatto da Epic. Shadow Complex. Molto figo all'epoca. C'era Strider. Il reboot di Strider. Quello era figo. Mi ricordo, ci ho giocato tanto a quello. C'erano tanti di X-Bla veramente interessanti. Ma uno che si chiama Jelg Bolm. Ma posso prenderlo sul serio come boss? Posso prenderlo sul serio? Troppo lontano, beh. Ah, che due coglioni. Così. Ok, l'ho preso un po' a culo, però l'ho preso. Si è incazzato. Limbo, sì, madonna.
Ho sbagliato. E niente. Orco 2, porco. Limbo Minecraft è la remaster di Beyond Good and Evil. Sì, anche se Beyond Good and Evil non l'ho mai approfondito. Beyond Good and Evil è uno di quei giochi che non mi ha mai tirato, purtroppo. Infatti per... sì. Non sono in hype per il 2, perché non me ne frega un cazzo. Ma gusto personale, per carità. Non mi ha mai preso. Ho provato ad iniziarlo tante volte, ho provato veramente tante volte ad iniziarlo, ma niente, ragazzi. Non ci siamo, non mi prende. I port dei primi... Sì, ma guarda, hanno fatto un sacco di porting, anche per da giochi da PC, come Portal, come hai detto te. Ok, ultimi due colpi. Ultimo colpo. Un po' troppo questa palla, eh? Mi sa che stiamo esagerando. Grazie. Almeno non salta più. Minchia, difficile sto boss, madonna. Non fosse per la noia, l'avrei fatto al primo try. Cioè, è la noia che mi ha ammazzato. I porti dei primi due Doom, sì, vabbè, anche i fan del primo ormai non sono più in hype per il secondo, beh, immagino. Skip. Visione 4-1. Ah, perché si torna... Ah, ecco, sì, sì. Vabbè, dai, diciamo che può bastare così. Cioè, non voglio tirarla troppo per le lunghe. Facciamo due live di Clonoa, se no. Ne facciamo una. E ne facciamo una domani. Così lo finiamo. Facciamo una domani, extra. Verso pomeriggio. Sto pensando, scusate. Così lo si fa in due tranche, che è anche più fresco. Perché andare così, sì, potrei anche finirlo, però mi è calata un po' la voglia. Quindi si salva da solo, sì, spero. Salvataggio dati, sì, confermo. Yeah. Top. Grazie Clonoa, ci vediamo domani. Dai, domani si fa, domani si finisce. Domani si finisce. Ok. Ci sono qualche... c'è qualche news, qualche cosa, qualche trailer da vedere prima di staccare. Vediamo, dai, cerchiamo qualcosina. Anche se in sto periodo è in agra, eh. Vabbè, in estate, sai com'è. Sempre così. No, non mi pare. Non mi pare ci sia niente di interessante, eh? Vediamo su multiplayer.it. Mettiamo un sottofondo perché così... La cooperativa di Halo è uscita? O ancora no? Il nuovo skate sarà free to play. Cazzo. Bello. Figata, cazzo. Nuovo skate free to play. Poi vediamo cosa c'è.
Ma niente di interessante neanche per quanto riguarda le news. Ecco, c'è questo gioco, dai, tanto per fare qualcosa. Per ammazzare un po' il tempo. Come diceva Manny Calavera. Just chatting, mettiamo. C'è questo gioco molto interessante, che lo proverò sicuramente. Non ancora esce nella preview per gli Halo Insider tra poco, ok? Di cui io e Gamenza facciamo parte, quindi spero ci selezionino. Madonna, che figata, non sapevo faceste parte del top. C'è questo gioco, stavo dicendo. Aspetta. Eccolo. Scusate, eh. No, l'audio, l'audio. Togliamo l'audio, tanto c'è la musica di sottofondo. Solo per vedere. Live Alive, che è un vecchio JRPG rimasterizzato, però in stile, in questo nuovo stile tipo Octopath Traveler, quindi un misto tra pixel art, elementi in 3D, insomma. Ecco, vedete, un po' uno stile peculiare, ma soprattutto arriva per la prima volta in Europa, in Occidente. E da quanto ho capito si parla di viaggi nel tempo, dimensioni, ci sono varie linee temporali, vari personaggi, varie storyline. È molto figo, cazzo, cioè sembra, ecco, non vorrei sbilanciarmi, però mi dà quelle vibes da Chrono Trigger, Airbound, cioè quei JRPG che ti rimangono impressi. Sono molto molto lunghi, però ecco, vedete, queste sono tutte le linee temporali, però diciamo originali, che ti tengono incollato, che... Ecco, una cosa del genere a me piacerebbe da portare in live, però non so quanto seguito possa avere. Per carità, possiamo provare, eh? Poi guardate, cioè, c'è il tizio che si trasforma in Super Saiyan, come facciamo a non provarlo? Guardate quanta roba. Ecco, fin troppa roba. Ci stiamo spoilerando, mi sa. Però è proprio un JRPG con i controcazzi. Poi bella anche questa cosa qua, l'inversione tra live e evil. Mi piace. Ottimo. Cioè, sembra uno di quei giochi moderni. Ecco, era uscito per SNES, dicono. Tipo Airbound, no? Quei giochi che hanno sperimentato talmente tanto che riproporlo ai giorni nostri può essere vincente, capito? Qual è il discorso? Per questo ho paragonato Airbound, ma no, ovviamente con le dovute riserve. Chiunque può entrare, non so se sono aperte le iscrizioni ora, però, chiunque può entrare, no, solo i veri appassionati possono entrare. Lo zoccolo duro. Non sono proprio il mio genere, anche se pare bello. Lo so, anch'io dicevo così. Una volta la pensavo esattamente come te, Fede. I JRPG mi facevano cagare, ma non perché... Cioè, io li guardavo giocare, ma giocando non erano il mio genere, nel senso che mi annoiavano abbastanza spesso. Col tempo, provando, ho iniziato con Pokémon, che è quello più semplice, quello più mainstream. Pokémon, piano piano sono passato a Final Fantasy, sono passato a Airbound. Insomma, piano piano mi sono avvicinato a questo genere. Non ho giocato tutto, perché non è il mio genere preferito. Quindi ne ho giocati veramente pochi, anzi, veramente pochi. Ho giocato a Dragon Quest, ho giocato a Dragon Quest 11, Dragon Quest il primo, il secondo... Final Fantasy 4, Final Fantasy 7, però me ne mancano tanti. Per esempio, mi manca Final Fantasy 8. Mi manca Chrono Trigger, che ho iniziato ma non ho mai finito. Questa è una vergogna. Abbiamo fatto Airbound in live, quindi è sugli occhi di tutti, credo. Sulle nostre peripezie.
Però sì, se ti interessa, se ti attira solo per la trama, dai un occhio, nel senso che sono quei giochi che riescono a catturarti, cioè il gameplay diventa quasi una sorta di contorno, ok? Per esempio, ti faccio un esempio, Airbound, come gameplay, non è che sia... Cioè, diciamo la verità, non è che... Ma la storia è talmente bella, il concept è talmente originale, bello, è fighissimo, che riesci a mandare giù il boccone e a giocare per andare avanti. Stessa cosa per quei JRPG tipo Live Alive, che come sembra. Cioè, sono quei generi che dici, vabbè, sono talmente interessanti che una prova gliela dai. Poi, per carità, se non riesci a soprassedere al gameplay, che proprio non ce la fai, allora ti arrendi. Però sono quei giochi che un occhio di riguardo se lo prendono tantissimo. Vabbè, detto questo, allora, oggi è venerdì. Domani live extra, dai, mi faccio perdonare per Ape Escape. E facciamo domani Clonoa, dai. Quindi Ape Escape prossimo venerdì. Non incastriamo le cose, sennò diventa un casino. Domani live extra su Clonoa, sempre intorno alle 2, 1:30. E lo finiamo. Poi lunedì Resident Evil. Resident Evil si continua. Speriamo di andare avanti. E mercoledì, ovviamente, Psychonauts, che siamo addirittura d'arrivo, non vedo l'ora. E poi vabbè, venerdì prossimo si ritorna con Ape Escape. Ok ragazzi, dai, oggi è stato un po' così, scusate se sono stato un po' spento, ma oggi ragazzi, credetemi che oggi è stata dura. È stata dura. Una sfiga del genere, guarda, mi capitava da... Cioè non mi capitava, in realtà... Mi capita molto spesso, però quando te ne capitano tante, a un certo punto, guarda, ci fai quasi l'abitudine. Ed è una cosa bruttissima fare l'abitudine con la sfiga, ve lo assicuro. Vabbè, detto questo, scusatemi ancora, per il ritardo, per essere, sei stato, insomma, un po' spento. E mi farò perdonare domani, vediamo se sarò di umore un pochettino più acceso. Ringrazio tutti quelli che sono passati, ringrazio Fedecif per la compagnia come al solito, che se vuole può diventare il prossimo moderatore, se gli fa piacere, visto che insomma un moderatore arriva, poi se ne va, poi Dave purtroppo non ci può essere per ovvi motivi lavorativi e quindi siamo scoperti. Poi cosa stavo dicendo? Ah sì, auguri ancora a Dave. Tanti auguri, Dave. Dai che tra un po' anche il mio compleanno, tra l'altro. Tutti a luglio, tutti a luglio. Va bene. Tra l'altro, piccola curiosità, poi stacco. Master X, storico utente del canale, fa il compleanno un giorno prima del mio. Quindi non facciamo ancora gli auguri a Master X perché porta sfiga, ma è solo per dirvi questa curiosità. Ovviamente quando stacchiamo arriva la gente. Vabbè. Ciao ragazzi, ci vediamo domani con live extra di Clonoa. Si finisce. Si spacca tutto, capito? Ciao.
cazzo dovrete passarmi mamma!